La bella Rosé. Abitava qui? Io, lei a Fontana Fredda. Ma non mi dire, E lui che era anche un gaudente, non soltanto sotto quell'aspetto, ma anche quello gastronomico, piava del Lourdes, che beveva, gli piaceva. Questo vino, le sue storie poi è quella lì. Poi c'è stato un periodo di oscuro e poi sono partite, comprese l'istituzione, a fare dei controlli, a fare le cose come si deve. Scusami, Roberto passa di qui, Savoia, dice, va da questi villani, mi faccio dare un po' di vino, beve sto vino e si innamora. Allora chiede a questa marchesa Faletti, che era la proprietaria del castello di Barolo, di mandargli un po' di vino da assaggiare. Lei furbissima gliene manda 33 volte con 33 carri, con 33 cavalli. Insomma, arrivano a questa cosa. No, arrivano a Torino, non sapevano cosa farsene. No, ma è verissimo. Lui ha dovuto comprare questa famosa, come si chiamava quella di, non la Fontana Fredda, la Verduno, il castello di Verduno, per vinificare e in qualche modo non sprecare tutto questo vino. Quindi la marchesa Colbert era una furbacchiona. Di lì in avanti tutto il mondo si innamorò di questa storia, quindi Camillo Benso, abbiamo avuto lo sorreggiava il mare e il mondo delle donne nell'aria calda vampeggiava, mentre lui passeggiava anche lei arrivava, e il resto è tutto da scimpanzé. Lui faceva niente, era un tipo andante, ma lei chissà però cosa pensava. E in un istante opaco lei gli fa macaco, il resto è sempre da scimpanzé. Sorreggiava il mare e il mondo delle donne nell'aria insonne vampeggiava, inconfondibilmente, ineluttabilmente, il resto è tutto da scimpanzé. No bueno macaco.